Faccio gli auguri per questa nuova avventura editoriale e giornalistica perché questa città ha bisogno di essere raccontata, c'è bisogno che si dicano quali sono i problemi, ma anche che si sottolineino le positività, il percorso di rinascita che sta vivendo. C'è bisogno di voci libere, imparziali, c'è bisogno di una narrazione che sia quanto più possibile ampia, che arrivi a quanti più cittadini possibili, perché la storia dell'Aquila merita di far parte della storia migliore di questa nazione. E più voci ci sono a farlo, e meglio è, più l'informazione è libera.